Buongiorno Love. Allora, io e Pancraziotto e il mio babbo e Alinuccio stiamo andando un pochino in città. È il primo dell'anno, ieri sera siamo stati a casa, siamo andati a letto alle 1.05 e oggi gli ho detto usciamo un po', si va a fare un giro, voglio prendere il rossetto della Kiko. Il mio babbo se la ride, lo 0.5, perché la famosa paletta che mi doveva arrivare e non ne arriverà mai, quindi mi consolerò con un po' di rossetti, va, mettiamola così. E niente, oggi è una bella giornata, si sta pure bene, siccome domani l'altro Alin parte, io lo stesso, quindi ho detto vi faccio l'ultimo vloggettino, mi volevo mettere pure le ciglia finte ma ne ho fatta perché si faceva tardi e non si può fare, cioè lo vedete o no, l'occhi senza le ciglia finte un socchi, non c'è nulla, capito? E quindi niente, Pancrazio, le palle, vi faccio vedere le palle di Pancrazio. Biri 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 Pancra, Ugo, eccolo Ugo, ciao amore, salutale, bravo. Vedete, va da bacini. Allora, vi volevo anche dire, ieri sera c'è stato un po' di botti, no, lì da noi, pochini, nel senso, noi si è fatto un botto di numero e Ugo appena ha sentito il tofo si è incazzato come una iena, quindi solitamente i cani hanno paura dei botti, no? No, Ugo fa i botti, vero amore? Appena ha sentito il tonfo, cioè gli sei accanito contro, vero Punk? E niente, vabbè, dai, sulle labbra c'ho il NYX Lingerie, sotto quello exotic, quello sul violetto, mi amo via per culo, tu vedo, e poi sopra ci ho messo Teddy, mi sembra quello un po' più scuretto. Teddy Bear. Le pupa, vera, vera, vera. E quindi anche se è freddo le mettiamo fuori perché non ci sono mai state. Mi sono messa questo smalto un po' sberlucciosino, anche se vorrei prendere sempre lo smaltino alla Kiko, quello della l'ultima collezione della Holiday. Questa macchina c'è un colore ed è quello tipo un dorato tutto sberluccioso e ci starebbe bene per le feste, quindi poi tanto fino a oramai, anche se le feste oramai sono finite, però fino alla Befana così, dai, sono sempre feste. Va bene, dai, ci vediamo in città, in the city, così vediamo quanto. Ieri sera, no, ieri non ci siamo stati, però ieri sera sono stati alla Pam a comprare le mutandine rosse e io mi sono presa un completino che poi vi farò vedere, molto molto caruccio, per comprare le mutandine rosse l'ultimo dell'anno. E quindi niente, c'era gente zero praticamente perché erano tipo le 6 qualcosa, la gente se ne era già andata, giustamente, fra chi aveva già chiuso, fra chi ci aveva da andare a cena. Va bene, ok, a dopo. Allora, è una tragedia, non lo sapete perché oggi è tutto chiuso, perché è il primo dell'anno e giustamente la gente se ne sta a casa, no? Solo noi che siamo andati a letto a luna si va a girare a quest'ora. Tutto chiuso, la Kiko sarà chiusa, l'OVS è chiusa, è todo chiuso. Quindi questa è una grande tragedia, perché che cazzo famo tutto il giorno? No, tutto il giorno no, un paio d'ore, no? Cioè siamo quattro gatti, ora ve lo faccio vedere, questi quattro gatti solo noi a giro per città, cioè mamma mia. Guardate, questa è la folla imprescindibile che c'è a giro per città. Fa cagare, però la cosa bella di Siena che quest'anno ha fatto, quest'anno ma penso anche gli altri anni, solo probabilmente non ci avevo mai fatto caso, sta qui c'aveva la borsa pelosa con il pelo rosa, oh mio Dio, è l'alberone. Qui in piazza Tolomeo hanno fatto questo alberone gigantesco, bellissimo, fra parentesi, ok. Engine in the night, noi abbiamo trovato Maggie, che era una, non un bulldog francese, ma un borreo francese, insomma è identico al bulldog francese, solo con le gambe molto più snelle. Ugo non si deve. Ugo, c'è queste canine in caldo e ci sta mandando, no ci sta mandando, è uno strazio vedere lui, capito, perché povera bestia, cioè tromberebbe anche quello, casco, tromberebbe anche quello che non c'è. Allora, che vi volevo dire? Tutte voi mi chiedete delle lenti che ho, la maggior parte delle mie lenti sono di Panky, di Pinky Paradise. Allora, le riflessioni dell'anno nuovo. Allora, a parte questo telefono mi ha rotto le palle,
Ho preso due cover belline, quella che c'ho ora c'ha tutti i glitterini, tutta l'acqua. Ma sto telefono mi ha rotto veramente le palle, perché ha una risoluzione di merda. E quando vi faccio i video, ma sa, tira là i video vengono abbastanza bene. Si piglia un Ugo fino, perché abbiamo le sigarette, e senza le sigarette il caffè non si prende. E... la, 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 la. Ma non lo puoi prendere più su, che almeno anch'io fumo? Quindi tirala i video, come vedete i video non hanno una pessima risoluzione. So le foto che poi fanno cagare con la telecamera interna, perché se non le faccio la telecamera interna non mi vengono bene. E che vi volevo dire? Come Pancrazio, forza Pancrazio. Allora, questo 2018... abbiamo tantissimi buoni propositi per questo 2018, ma io ho una paura cane, cioè nel senso, lo dicevo ora a lui, sono un po' terrorizzata la cosa, perché devo cambiare la mia vita totalmente e io ho paura. Perché... Ma non ti preoccupare, amore mio, cioè sto io a sostenerti. Ah, ok. Insieme ce la faremo. Va bene, questo non lo metto in dubbio. Però ho paura perché la mia vita è sempre stata di un modo e boh, non lo so. Comunque non dai, ti preoccupare. Tanto poi le cose vengono di conseguenza, quindi. E niente, oggi non c'è l'anima, veramente, ma giustamente, anche perché la gente sarà andata a letto alle 7 di mattina, 8 di mattina. Ho visto un video su Facebook, che Aline guardava Facebook, perché lo sapete non guardo Facebook. Però ogni tanto c'è fa una capatina per vedere un accappatoino e c'era un video su Napoli alle mezzanotte quando hanno fatto i botti, cioè oh mio Dio, era una cosa pirotecnica meravigliosa. Allora tutti dicono che i botti ai cani fanno paura e questo è vero, perché ci abbiamo il canino che sta sotto casa nostra, Monny, che porra bestia si rinchiude nel bagno. Però purtroppo i botti, il problema secondo me dei botti è per i cani randagi che hanno paura, nel senso il tuo cane comunque è in casa, cerchi di coccolarlo, lui l'anno scorso ha coccolato Axe. No, non me ne ricoccola, ho visto un video oggi. Ecco, però te l'anno scorso l'hai coccolato, quindi non si sapeva. Non so. Vediamo quante cose non sappiamo quando te lo dico io, vedi? Vabbè, comunque... E quindi il cane bene o male quando sta in casa tira là. Il problema è i cani randagi che hanno paura, poverini. Sai, oltretutto a Napoli ce n'è una quantità industriale, penso. Quindi io non capisco come mai al sud c'è questa gran quantità di cani. E se qualcuno me lo sa dire, vi prego, guardate il fondo tinta ma con ciò. Oh oh oh, la cacca di Ugo. Ah, Ugo ha fatto la cacca. Cacca di Ugo. Allora, siamo costretti a prenderla in città. Aspettate. Allora, in città va tolta per forza, perché comunque a parte ci abbiamo il sacchetto con le balenine che ce l'ha dato una signora perché non lo trovavo, ma ce l'ho, eh. E qualcuno mi ha detto a casa, quando l'ho fatto un video di là, ma a casa non la raccogli? No, cioè non si sta in campagna, c'è il campo e non la raccolgo. Ditemi quello che volete, ma non me ne frega un cazzo, cioè nel campo non la raccolgo, anche se... uno dice, se la pesti te la levi, cioè io la merda concima, quindi cioè, io non mi metto nel campo a togliere la cacca. In città va tolta, ma per il semplice fatto che purtroppo se ci fosse solo Ugo ce la potresti anche lasciare, uno ci sta attento. Però il problema è che se tutti i cani fanno cacca e nessuno la raccoglie, cioè siamo invasi dalla merda, quindi no, non è meglio di no. Vi faccio vedere un po' di gente per il corso. Quindi come vedete non c'è una quantità industriale, ho girato troppo veloce. Mero presa, oddio il giacchetto più bello del mondo. Questa ci è rimasta pure male, vabbè. E oh, un Rottweiler. Che mucino tondo che c'hai, amore. È una mimma, sai. È una mimma. Sì. Allora vi faccio vedere cosa c'è a Siena. Allora, nel frattempo ero in casa, si è guardato un nuovo telefilm, abbiamo scoperto Death Note, che praticamente
c'è questo quaderno dove scrivono il nome della gente e poi la gente muore. A volte è scritto il nome, però si muove e si rompe tutto. E poi mi sono messa a finire di sistemare i trucchini, che l'avevo già sistemati, come ho fatto vedere anzi. E mi mancava illuminanti e poca roba più. Che mi sono fatta da delle mamma una di quelle scatole che lei ha giù in garage. Aspettate, vabbè. Comunque mi sono presa una scatola di quelle trasparenti e ci ho messo gli illuminanti. Poi stavo provando un po' di prodottini, no? Questo è lo Sculpt dei vini qui. È bello, la vicinanza. Maria di Ostia, ho brutto. Però è una terra alta, quindi. Questo della Wet n Wild sulle labbra, ma aspetta, la spengo per bene. Ci penso io, lascia sta. Della Wet n Wild sulle labbra, ma l'odore comincia a lasciar molto a desiderare, quindi vuol dire che è andato a male. Vi faccio vedere le luci. Ascolta nonna, ma io c'è. Amore, mi cerchi a scappare. E allora ci avevi asciugato, se ci si passano le ciabatte non succede niente. Qui è tutto in questa maniera. Da impiccarsi dalla mattina alla sera, guarda. Allora vi faccio vedere. Dunque, ho messo qui dentro. Allora io non riuscendo a vedere che cacchio vi faccio vedere, porca troia. Spero di riuscire a farvelo vedere per bene. Allora, qui dentro ci ho messo tutti gli illuminanti. Allora, gli illuminanti sono la mia il mio tesoro. E ve li faccio vedere. Allora, ce l'ho messi un po' tutti. Questo è quello della Wet n Wild che spacca, Essence. Poi qui c'è quello della Wyhorn. Sotto ci sono due della Pupa Kiho. Questo è uno vecchio della Kiho, vecchio, insomma, dell'ultima, dell'altra collezione. Questi due sono due ombretti della Kiho, di questi mono, che sono pazzeschi come illuminante, veramente veramente pazzeschi. Vediamo cosa riesco a farvi vedere, perché veramente c'è, ragazzi, qui dentro c'è un caldo, come potete capire. Cioè, sono veramente belli. Allora, non so come si chiamano questi illuminanti qui, gli Smart. E so questi ombrettini qui. Io ho lo 01 e lo 08. Allora, lo 01 è bianco. Io sono già in tuta da pigiama. Bianco. Guardate. Guardate cosa non è. Bianco. E lo 08 invece. Allora, lo 08, se lo vedete, sembra molto scuro. E invece è un illuminante perfetto. Guardate. Vedete? Fa questo colore non troppo grigio e non troppo scuro. Poi, questa è la palettina della Revolution. Ostia, la Revolution Makeup. Comunque io all'inizio dicevo che non erano un granché, e invece non sono per niente male questi ombretti, ma vanno, essendo in crema, le dovete dare con un certo tipo di pennelli. Io uso questo pennello piatto, ve lo faccio vedere. Per esempio, sono vestita un po' così, vi faccio vedere questo qua rosato. Naturalmente illuminante come, oramai ho messo anche il post su Instagram, illuminante come se non ci fosse un domani. Guardate, no, sono favolosi invece, mi piacciono molto. E poi, essendo un crema, se volete ci spiattellate sopra l'altro illuminante, e se non le lasciate così. Poi abbiamo tre illuminanti stick, anzi quattro, che sono, e poi lì c'è il cassetto intero degli illuminanti, no io gli illuminanti c'è fuori di testa proprio. Allora c'ho i Lotti, questi stick invece non mi fanno impazzire, non lo so perché. Lotti, ed è questo. Perché vedete, tendono a svanire parecchio. Si arriva! Wet n Wild. Questo della Wet n Wild invece spacca. Ve li faccio vedere tutti. Wet n Wild, poi c'è Bella Oggi e Debbie. Ah, e naturalmente ce n'è un altro che fa schifo, è quello della Debbie Unicorn, che poi ve lo faccio vedere
qua. Allora, questo è un bel oggi, vedete? Poi c'è questo che sparisce, dovrebbe essere quello della, no, Bella Oggi, Bella Oggi, quello che rimane della Wet n Wild, e questo qui è della Debbie, che rimane un po' di più, e questo è quello Unicorn. Comunque sia, vedete, non è che fanno schifo, però essendo in crema tendono molto a scomparire, quindi fatemi sapere se qualcuno di voi sa usare questi illuminanti. Poi cosa abbiamo? Allora, i due Pupa, questi, oh my god, questi sono gli illuminanti più fighi e spaziali del mondo, ve li faccio vedere all'istante. Quando mi dite, Kami, cosa hai come illuminante? È questo. Quando vedete l'illuminante che spacca, è questo, guardate. E ci ho messo una puntina, Poi abbiamo Kiho, questo, l'ombrettone che è fantastico. Anzi no, questo è proprio un illuminante. Che ce l'ha un altro, sempre nel, me l'è stato, questo me l'ha regalato una cica, che ce l'ho nel coso del gufo giù dal mio babbo. Poi c'è questo, che invece è l'ombretto, il 76 grigio. Questo va dosato molto bene perché è grigio e quando ve lo mettete proprio viene grigio. Però a me piace tantissimo, veramente, veramente, veramente tantissimo. Poi abbiamo sempre questo che è sempre della Kiho, ma ce n'ho due, e uno è là sotto, che c'ho il dorato, che è questo, e il bianco, che infatti le volevo mettere insieme, ok. Poi c'è questo, è della Boulevard Rock, che è bellissimo, mamma da papà, e poi c'è questo della Wycon, che è l'ombretto che vi dicevo, che oh my god, ok. Sono tutti prodotti che vanno dati con una certa, con un certo pennello, cioè non li potete dare così. E poi c'ho il Mermaid, che è questo qui della collezione della Wycon. Questo è un ombretto, però non è un illuminante. L'illuminante è una raccialdona, però questi spaccano, cioè ve lo faccio vedere, ok? Sono quelli naturalmente, cioè, avete capito o no? Duo Chrome, poi c'è Makeup Revolution, un altro della Pupa. Lo Skin Frost qui sotto, che vabbò. Poi, questo è della Kiho, lo 09. Oh, si arriva, babbo, eh? Oramai devo finire questo, lo 09. Questo... oh mio Dio, cioè guardate, questo me l'ha regalato la Mirna, mi sembra, sì. Poi c'è Bella Oggi, che anche questo è lo stesso Infusion, questo qui. Oh my god, anche questo. Cioè, no, sono allucinanti. Cioè, sarebbero ombretti, ma non puoi usarli come ombretti. E poi c'è questo della Chanel, che è il numero Lila d'Or 808, che praticamente io non so se questo è un blush, un ombre premier, però io lo uso anche questo come illuminante, guardate. E poi l'ultimo, che è questo della Kiho, che mi è stato regalato dalla Shigas, ed è questo, che non è malvagio, ma ce n'è altri molto molto più belli. Ok, rimetto a posto i miei bambini, perché non lascerei mai i miei bambini così tutti scombinati. Fatemi sapere se qualcuna di voi conosce, no, conosce, sa come utilizzare questi, perché ne ho in quantità industriali, però non lo so, non mi riesce, non le uso poi così bene, però vabbò. Ok, vi mando un bacione, niente di che, poi questa è tutta orbetta che ho messo qua le palette, ve le faccio vedere, ma finiamo. Quale palette, e lì fondotinta, lì ci sono, sì. Allora, palette, quella della Huda, che è veramente belloccia, quella della Lotti, che le volevo mettere qui dentro essendo illuminanti, ma ho preferito di no, il fondotinta, le ciglia finte, e qua sopra c'è un po' ancora di Marranao. Qui c'era i prodotti nuovi che comunque devo provare, invece adesso ci ho messo i mascara. Questa cosa è sempre sto casino. Io vi mando un grande bacio. Se dopo magari vi faccio un saluto, ve lo faccio. E se no, vi lovo. Ciao bambolone.